E questo. Oh! Non era questo che volevo. Vabbè. Decorazione. Susi. Non era quello che volevo. Questo. Che gli metto qua? Gli metto un'altra cabina? Ma sì. Vedi? Ci mette un'altra cabina. Un'altra cabina telefonica. Bene? D'accordo? Ok. Differenziato. Questo è bidone. Si vede un H. Perfetto. Guarda qua, che chiudi qua. Oh, non ti ho detto niente. Perfetto. La bidonella qua e andiamo via. Mi sembra ok, ci voglio. Sono altri tre. Caution. Ovviamente ragazzi, anche questa live la riporterò agli episodi sul canale di YouTube. Il primo. Credo che qua non... parte qualche cartoffio così. Ok, mi pare che non ci sta più niente. Queste sono le taniche di acqua. Di qua non c'è più niente. Spero.
apriamo. No, qua non c'è più niente. No, qua non c'è niente. Ok. Ne approfitto per dirvi che scusate per questi momenti che non ci sono assolutamente stato, proprio stato veramente nel senso della parola, ma purtroppo ho avuto problemi con Windows. Quindi abbiate pazienza. Portiamo dentro la carrozza. No, devo uscire di qua. Facciamo. Che c'è? Lava la carrozza. Ah, devo chiudere. Anche di là devo chiudere? No. Ah, vabbè. Basta così. Perfetto. E adesso andiamo. Ah, aspetta. Prima di andare, togliamo tutto questo che dobbiamo togliere. Perfetto. In teoria qua non dovrebbe esserci più niente. Da raccogliere. Ah, sì, ok. Dobbiamo sistemare qui. Un po' per i denti, stavo dicendo, un po' per appunto questo problema che ho avuto con Windows 10. Cioè, da Windows 95 ho usato Windows 95, 98, 98 Second Edition. ML non l'ho usato. No, NT o ME, non mi ricordo. Comunque, Windows 2000 neanche. Poi Windows XP, Windows Vista l'ho saltato, l'ho schifato. Windows 7, Windows 8 e 8.1 non li ho utilizzati e mi hanno detto anche che è una chiavica. E anche se 8.1 l'hanno un po' aggiustato da quello che ho letto, e Windows 10. Cioè, in questi sistemi operativi sono 25 anni più o meno. Ecco, non, a me mi sembra che non sappia più utilizzare Windows, sì. Non lo so. Ma è proprio una questione di come dite, di boh, non lo so nemmeno io. Proprio una questione di software. Manco di computer. Perché voglio dire, se io sono nei live con voi, se era un problema di computer, io non potevo fare né live né rendering. Non potevo fare un cazzo. Devo prendere il computer e buttarlo. La RAM funziona, la scheda madre funziona, il processore, eccolo qua. Cioè, se era questo difetto, io non potevo utilizzarlo nemmeno nell'arco della giornata. Capito? È una questione di software. Che devo prendere questo? Software nel senso che sistema operativo. Che non va, non va. Cioè, non prendiamoci in giro. Non va. Può essere leggero come volete voi, performante come voi. Di sicuro metto meglio. A 100% molto meglio di
di Windows Vista, magari anche di Windows ne prendiamo qualcuno in più, va. Vi do una spazzatura, ne prendiamo 8. Decorazioni ne prendiamo, anche qui ne prendiamo un po' e ci facciamo, no, questo qua. Ah sì, possiamo prendere questo, questo e questo, le scale no, basta così, troppo. Allora, perché a tema di Windows Update, il primo è proprio Windows Update che va rivisto assolutamente. Perché è veramente una cosa allucinante. Ecco, stavo parlando ieri con... ieri? O l'altro ieri? Non mi ricordo. No, l'altro ieri. Con due miei amici. Con cinque. Sì, cinque amici. Eravamo in Discord. Due su tre. Io e un altro mio amico avevo problemi con Windows. Ha avuto problemi con Windows. Ma pare normale? A me mi sembra normale. Non mi sembra affatto normale. No, troppo. Quando... ah, un altro. Qua l'ho messo, qua l'ho messo. L'ho messo. E mettiamo anche qua. Non lo so, mi pare troppo. Così va. Così va bene. Allora. Ci piazziamo. Deve avere un cappello. Ah no, non si può mettere. Fai fare? 4. Ok. Decorazioni. Ah, altri 3 devo mettere. Altre 3 decorazioni. Ci mettiamo. Ci mettiamo anche qua un paio di piante. Non questo. Oh, mi prendi per culo? Scusate, che cazzo di freccia è questo? C'è qualche problema.
Grosso problema. Ah, sempre quello, eh. Ok. Vabbè. Contento tu. Con 22. E ci prendiamo un'altra cabina telefonica. E ci mettiamo. Ci mettiamo. Ci mettiamo un altro alberello di Natale. Ci rubiazziamo qui l'albero di Natale. Sulla banchina? Dove dà meno fastidio? Perfetto. La stazione, sì. Questa qui ci andiamo a piazzare qua. Quella. Fatto? Neanche meno per sogno. Che cosa manca? Vediamo un po'. Ok, qua pare che non manchi niente. Andiamo un po' più avanti. Sta a posto. Qua sta a posto. Ho qualche cartaccia che devo raccogliere, vedi? Qualcosa che sta qua oppure in interno. Sicura al 900%. Qualcosa che sta qua, no? Cosa che sta dentro? Può essere. Qua no, perché. Spero. Ah, dobbiamo andare di nuovo. Dobbiamo andare dentro, dai. Qua chiudiamo. Tutto a posto. Va bene. Vediamo qua. Giusto bene. Ma sono convinto che qua non ci sta più niente da raccogliere. Cosa c'era? Oggetti da prendere. Ah, ok. Ok, abbiamo completato. No, continuo perché io voglio andare fuori. Perfetto.
E anche questa è fatta. Guarda lì. Quello mi sembra il testa di zucca. Ma la macchina dove sta? Il carrettino con i gelati. Mi dai un gelato? No, questo fa male. Lascia stare. Ok. Andiamo alla macchina. Non si può entrare. E andiamo. No, vabbè. Ok. Termino. Yes. Guarda lì che bel lavoro che abbiamo fatto. Bella, bella stazione. Bella station. Scusi, l'avevo chiuso quello però. No, l'avevo messa aperta. Non mi ricordo. Vabbè. 1 ora e 7? Wow. Sono le 11 allora. È mezzogiorno. Va bene. Forse ragazzi ci riusciamo a fare un'altra stazione e poi basta, eh? Perché basta così. Poi più tardi c'ho da fare. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. Ok. Sui treni si possono trovare oggetti smarriti molto insoliti. Recenti ritrovamenti includono denti falsi, una tavola da surf di 2,5 metri e un'urna completa di ceneri. Attenzione. Se ne è scordati il morto nel treno. Certo, dimenticarsi un'urna. Porca puttana. No. Facciamo questo, non si sa mai, sì. Yes. Ok. Oh, abbiamo sbloccato tutto? Guarda qui che bel plastico. Ragazzi, magari ci facciamo una live dedicata proprio al giro proprio del plastico, sul treno. Ah, dobbiamo fare anche i Monti Pirenei. Ma guarda qua. Guarda qua che si è combinato. Ragazzi, sono bellissimi questi plastici. Sono bellissimi. Io ce l'avevo uno, non grande come questo. Qui e lì lì. Questo. Ma purtroppo ero troppo piccolo. Qua ci ha dato la mazza da baseball. Ero troppo piccolo per poterne averne cura, sinceramente. E quindi me l'avevano regalato. E oggi, se dovessi avere quel plastico di treni, di sicuro me lo terrei stretto. Oh, cacchia, che è qua? Ghostbusters. Dopo la chiusura della stazione, una società di trasporti ha iniziato ad utilizzarla per stoccarci dei rifiuti radioattivi. Attenzione. Ci sono molti barili di rifiuti all'interno dell'edificio. Alla stazione c'è un vecchio carro che una fanghiglia sta corrodendo da tempo. L'edificio in sé è fatiscente e deroccato. Diroccato. Ma non abbastanza da non farlo occupare da abusivi e tossicomani. Tossicomani che cosa significa? Tossicomani. In realtà si dovrebbe dire tossicodipendenti. Ma restauriamo. Guarda qui. Acchiappa fantasmi. Il tunnel ferroviario più lungo della Gran Bretagna, a parte il tunnel sotto la Manica, ovviamente. Il tunnel di Severn lungo 7 km. Ti occorrerebbe 2 ore per attraversare quel tunnel a piedi. Anche se ovviamente non ti consigliamo di provarlo. Perché? Perché non si può fare, ragazzi.
Che è successo? Ah, attenzione. Caution. Toxics. Toxic. West. West. Va bene. Indossiamo la tutas. Ah, ok, dobbiamo prendere i barili e andarli a portare qui. Guarda qui. Perfetto. Poi dopo ci facciamo tutti i giro. Quello è il camioncino per venire. Per andare a prendere, per portare appunto. Non si può andare? No, non si può andare. Non si può andare. Tempo ci raccogliamo un po' di roba. Ok. Questi sono i giochi che preferisco, rilassati. Anche perché altri giochi non li posso portare. Sarebbe una pazzia per me. Ok. Allora, qua dentro ci devo andare per forza, quindi... vedi. Ok, prendiamo i barili, tutti quanti. Poi qua proviamo, eh. Perfetto. Parabarappam. I let you go. It's my baby. Perfetto. La tossicità prima di tutto. Allora, prendiamo il chiavistello. Corri, Genari, corri. Corri, Genari. Perfetto. Andiamo a prendere gli altri due barili che sono qua. Danger. Parapaparara. Come si disimmare in lontananza? Magari no. No, questa è strada però. Allora. Così, tutto.
Aggiungiamo perché sì. Vabbè, facciamo. Perché allora non si può vedere il personaggio? Che vado a questo come si è messo. Ultimo. Ma è stato. Andiamo a vedere se c'è qualche altro barilozzo che non abbiamo visto. Messo. Ah sì, ce ne stanno altri due qua. Ok. Caution. Oh my god. Meno uno. Voilà, sono 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mazza, 18 barili. Vai, vai, Ghostbusters. Sanifichiamo. Pittura, no, questo si chiama sanificazione. Decontaminazione più che altro. Che stiamo decontaminando. Fatto. Questo si può cambiare pittura. No, si può cambiare. Fatto qua. Vediamo di qua. Ma qua non ci sta niente. Di qua sì.
Perfetto. Tu non ti devi contaminare, devi contaminare, no. Mix. Six assist. Andiamo dentro e ci facciamo l'ultima botta. Spero. No, dovrebbe essere l'ultima. Yes. Andiamo a posare. Questa cosa. Vabbè. Perfetto. C'è un'altra finestra, sì. Ok. Ok. A finestre possiamo dire che siamo a posto così. Mouse, rotellina. Ha qualche problema senz'altro su cosa qua, che è successo? Susi, eh! Oh! Rimanghi là! Ok! Iniziamo a mettere il bidon qui dentro, a levare tutti questi rampicanti. Ok, non ci sta più niente, non si arrampica più niente, non ci sta niente, ci sta qualcosa, questo non si può togliere, qua c'è qualcosa. Vediamo di qua che cosa c'è. Qua non ci sta più niente, ok.
Si può distruggere? Per forza con le mani? Qualcosa. Ma invece di. Come lo metti qua dentro, scusa? Come vuoi che lo metti qua dentro? Troppo ingombrante. Ok. Ok. Ok, di qua lo facciamo dopo. Passiamo da qui dentro, ma c'è un altro tasto per generare suoni, musiche, effetti. Cioè, così è scassa. Scassa rodelline, però, ok, vabbè. Mobili. Ok. Vabbè, che cacchio. Vabbè, ma qua mobili, che cacchio ci vuoi mettere qua dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è che ci vuoi mettere chissà che cosa. Vedi. Ci mettiamo una qua. Una qua. Oh. Mazza, che così va bene. Sono io che sono scemo. No, vabbè, non ci piace qua. Vabbè, fanco. Vabbè. E questo ce lo mettiamo qua. Perfetto. Fatto. Allora. Iniziamo da qui. C'è di qua. Ok. Va bene.
qua tutto da raccogliere, perfetto. Questa è una pietra. Più niente. Ah, ok. Mi stai su coglioni, eh. Sì, lo so, lo so. Ok. Mi sembra di più. E questo pure l'ho fatto. Ok. Iniziamo a fare un po' di piazza pulita. See.